con Anna Maria Scaramuzzino, l'ho trovata là e conosceva il Foglio Letterario, che è un autore del Foglio, è soprattutto un autore di poesie, come vedremo stasera, ma è anche il curatore, lo trovate là il libro, dell'antologia dei testi di Aldo Zelli, questo prolifico e bravissimo scrittore piombinese, che era un professore di inglese alle scuole medie qua, ha scritto molte fiabe, alcune anche importanti, che hanno avuto editori all'epoca nazionali, sono state premiatissime, e che sarebbe stato completamente dimenticato se Gordiano non avesse scritto su di lui, ha fatto una bibliografia, ci si è dedicato come fa lui quando ci si dedica, cioè in maniera totale, e appunto a Roberto Mosi si deve anche l'antologia di Aldo Zelli, oltre a essere un poeta lui stesso. Ecco, da Firenze, da Dante Alighieri a Gordiano Lupi, com'è che è andato l'incontro e la vocazione poetica? Sì, da parte mia c'è stato questo grande interesse intorno alla figura di Elisa Basciocchi. E Elisa Basciocchi si incrocia abitava qui, dietro il campo. Con Piombino, si incrocia con la cittadella, si incrocia con quella che lei chiamava la casa delle delizie, in questa bellissima posizione da cui poteva vedere le montagne della sua patria natia, della Corsica, e quindi dove ci ritornava spesso, volentieri più volte. Purtroppo piombinesi, quando questa casa fu distrutta, l'hanno ricostruita in stile olivettiano, e questa cosa è incomprensibile. Quindi da questa parte... Non ci sta più la Basciocchi, ci sta Vittorio Pineschi, poi casomai te lo presento uno. No, davvero, lo conosco. No, anzi, ci vorrei stare io. Da questo libro lo presentai le bozze a Gordiano, molto entusiasta, siamo andati alla pubblicazione, e cosa mi fa molto piacere è anche nel catalogo della Biblioteca Nazionale francese. È un libro che vendiamo molto ai turisti e anche ai piombinesi. L'abbiamo ristampato un sacco di volte, è un libro molto agile su Elisa Basciocchi, ma richiesto. Sì, questo mi fa. E quindi questo è stato il primo passo. L'altro passo è stato un libro di poesie Aquiloni, per passare a quello che è stata veramente la mia passione, questo libretto Navicello Etrusco. E io sto qui in una casetta dietro Baratta da 10 anni, e quindi mi sono veramente immerso in questo paesaggio etrusco, in questo mondo si respira l'aria, e quindi mi è venuto facile la poesia intorno a questo mondo, e qui ci sono 40 poesie dedicate proprio a questa cultura. E fra l'altro una delle ispirazioni più importanti mi è venuta da Gordiano, e facendo un salto logico, e quindi il fatto, andando all'Isola d'Elba, uno passa davanti a Piazza Bovio, guarda un po', c'è questo meraviglioso mercato dei libri, e quindi ho dedicato questa poesia alla città libro, Piombino città libro. Prego, posso leggerlo? Sì, però magari se si alza è meglio, così non c'ha le mani ingombre e può aprire il libro. No, e poi il microfono lo dia a Vincenzo. No, l'altra cosa ti voglio dire, Vincenzo, quando tu vuoi prendere la parola, prendi il microfono e parla, nel senso che, capito? Città libro. Lascia il porto la nave, sfiora il promontorio Piombino, dal mare è un libro aperto, dai contrafforti della fortezza all'altura della cittadella,
e alla casa di Elisa Basciocchi. La piazza al centro oggi è in festa, vestita delle tende bianche, arruffate dal maestrale, sui banchi uno stormo di libri, con le ali di ogni colore. Si levano in volo, leggeri come pensieri, la musica delle storie, il suono della poesia, il fragore delle utopie. Tracciano nel cielo le speranze della città libro. Volevo citare un attimo, visto che c'era Doriano Lotti, la collaborazione che abbiamo col Ciprezzino, che è un bel premio letterario di Follonica. La poesia che ha letto Laura prima faceva parte proprio del premio Ciprezzino. È un premio, anche quello, completamente autogestito, gratuito, fatto soltanto per la volontà di scoprire nuovi poeti. Ecco, è qui Doriano, quindi mi faceva piacere dirlo. È 3 anni, anzi 4 anni che collaboriamo con lui. Grazie anche a Roberto Monti.